Sono lieto di incontrarvi ancora, carissimi telespettatori e telespettatrici di Teleradio Padre Pio, per questa terza puntata che ci sta piano piano conducendo verso la festa di San Pio da Pietrelcina. Oggi ci imbattiamo in un altro gigante della santità, il beato Giovanni XXIII, un grande papa che inaspettatamente ha rinnovato, umanamente parlando, le sorti della Chiesa. A lui si deve quel grande evento che ha trasformato la vita della Chiesa per sempre, il Concilio Ecumenico Vaticano II, un evento che nessuno si aspettava, ma che lo Spirito, attraverso quest'uomo, ha suscitato perché la Chiesa ne riuscisse rinnovata e completamente trasformata. Oggi per noi, uomini e donne del nostro tempo, guardare a Giovanni XXIII significa guardare alle sue doti di umanità, di profonda cultura, di straordinaria spiritualità, ma allo stesso tempo di straordinaria umiltà. Giovanni XXIII, pur essendo un gigante della fede e un grande papa, ci insegna che è possibile coniugare queste virtù con l'umiltà. Sono celebri le sue frasi, sono celebri i suoi incontri con i bambini, con gli operai, con gli ultimi, ecco, della storia. Giovanni XXIII ci insegna che è possibile coniugare santità, cultura, profondità spirituale con l'umiltà, con l'umanità, che devono caratterizzare un papa, ma che devono caratterizzare ogni uomo, ogni donna, ogni giovane che è incamminato, che è desideroso di raggiungere l'obiettivo e la vetta della santità. Come tutti sanno, è stato proclamato beato nell'anno del Giubileo, nel 2000, da Giovanni Paolo II, che ci insegna che non c'è una forma unica di santità. Giovanni Paolo II ci insegna che può essere santo, può essere beato un papà di famiglia, una mamma di famiglia, può essere beato e santo un giovane come Pier Giorgio Frassati. Tutti siamo chiamati alla santità e oggi, guardando a Giovanni XXIII e guardando alla sua forza, al suo coraggio di rinnovare la Chiesa, sempre sotto la spinta grande dello Spirito Santo, ecco, questo insegna e deve insegnare a ciascuno di noi che possiamo, anche noi, nel nostro piccolo, rinnovare quelle situazioni che forse da tempo, ecco, sono stantie, sono paludose. Con la forza dello Spirito Santo il Signore anche di noi si serve per portare rinnovamento e trasformazione, come lo Spirito Santo si è servito di Giovanni XXIII per fare, ecco, di questo uomo semplice, umile ma grande, un uomo che ha cambiato le sorti e la storia della Chiesa. E anche noi, guardando a lui, non vogliamo impaurirci, ma, come direbbe Luca negli Atti degli Apostoli, con parresia, con coraggio, con franchezza di linguaggio e di operazione, vogliamo solcare i solchi della storia con quel coraggio di volerli cambiare, di volerli trasformare, di volerli redimere, non con le nostre capacità, non con le nostre forze, ma con il sostegno dello Spirito Santo che ha sostenuto Giovanni XXIII, ma che continua a sostenere il cammino di ogni uomo e donna di buona volontà che va verso la santità. Vi ringrazio per l'ascolto che anche oggi mi avete dedicato e vi lascio, ecco, in ascolto e in visione della scheda dedicata al beato Giovanni XXIII. Angelo Giuseppe nacque il 25 novembre del 1881 a Sottolmonte, 16 chilometri a sud-ovest di Bergamo. Quartogenito di 13 figli e figlie di Battista Roncalli e Marianna Mazzola. Come era uso, fu battezzato quello stesso giorno e il padrino fu proprio il prozio Zaverio Roncalli, capofamiglia, fratello del nonno Angelo. Crebbe in una modestissima famiglia di contadini in un ambiente povero. La più grande ricchezza della famiglia era la fede indiscussa, la carità, la fiducia assoluta nella provvidenza di Dio. Dall'87 al 90 frequenta le prime tre classi delle elementari. Nel 1889 riceve la cresima e il 31 marzo è ammesso alla prima comunione. Nel 1892, a 11 anni, Angelo entrò nel seminario di Bergamo per gli studi ginnasiali e liceali. Qui maturò la determinazione di fare ogni sforzo per diventare santo, come si legge ripetutamente nel suo diario, il Giornale dell'Anima, che cominciò a scrivere nel 1895.
Negli anni 1901-1902 fece la richiesta di anticipo volontario per il servizio militare, sacrificandosi a favore del fratello Saverio che era necessario a casa per i lavori di campagna. Fu un vero purgatorio, eppure scrisse: «Sento il Signore con la sua santa provvidenza vicino a me». Si laureò in Sacra Teologia nel 1904. Il 10 agosto dello stesso anno viene ordinato sacerdote in Santa Maria in Monte, a Roma. Nel 1905 viene nominato segretario del Vescovo di Bergamo. Nel 1915, fino al 1918, prestò servizio militare come cappellano dell'ospedale di riserva a Bergamo. Con la sua amabilità e il suo ottimismo, riusciva a contribuire alla salute dei soldati e a riconciliarli alla fede. Nel 1921 fu chiamato a Roma come presidente del Consiglio Centrale per l'Italia delle Pontificie Opere Missionarie e qui alimentò il suo amore per le missioni estere, influenzato anche dal contatto con padre Paolo Manna, superiore generale del Pontificio Istituto Missioni Estere. Nel 1925 Monsignor Angelo Roncalli entrò al servizio diretto della Santa Sede. Venne consacrato vescovo il 19 marzo del 1925 in San Carlo al Corso in Roma e nominato visitatore apostolico in Bulgaria. Soffrì molto per la difficilissima situazione sociale, politica e religiosa di questo paese, ma con la simpatia, la semplicità, il cuore e l'intelligenza riuscì a conquistare tutti. Nel 1934 venne trasferito alla delegazione apostolica in Turchia e nominato amministratore apostolico dei latini di Istanbul. Qui Monsignor Roncalli, avvalendosi delle sue prerogative di delegato pontificio e dei buoni rapporti con il corpo diplomatico e con i rappresentanti pontifici dei paesi danubiani, riuscì a rendersi utile alle comunità ebraiche perseguitate. Il 12 gennaio del 1953 il nunzio Angelo Giuseppe Roncalli fu creato cardinale da Papa Pio XII e nominato Patriarca di Venezia. Il programma del suo servizio di pastore, espresso nella prima omelia in San Marco, dimostra lo spirito che lo animava. Disse ai veneziani: «Voglio essere vostro fratello, amabile, accostevole e comprensivo». Non acquistò né un motoscafo né una gondola, continuando la tradizione dei patriarchi. Per spostarsi in laguna usò i mezzi pubblici. Si diceva a Venezia di lui: «Ognuno che incontra per le calli rimane con l'impressione precisa che il patriarca abbia per lui un'intenzione tutta particolare».